Wallace D. Wattles. Lievito. A che cosa paragonerò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e mescolato in 3 misure di farina, finché sia tutta lievitata. Il regno di Dio è nella natura come il lievito nella farina, in tutto e per tutto. Esso comprende tutta la natura, perché Dio è la causa della natura. E quando la natura è giunta alla sua perfezione naturale, quello è il regno di Dio in tutta la sua pienezza. Se Dio è la mente della natura, allora non ci può essere espressione più perfetta di Dio che nella naturalezza della natura. Il regno di Dio include tutta la vita, perché Dio è Egli stesso la vita. E quando la vita è vissuta in un modo perfettamente naturale, quello è il regno di Dio in tutta la sua pienezza. Perché non ci può essere migliore espressione di Dio che la vita della natura nella sua piena e completa vita naturale. Questo ci porta alla domanda: in che modo la vita può essere vissuta in modo naturale? La vita della vita consiste nell'avanzare verso sempre più vita. Lascia cadere un seme nel centro di un campo. La vita del seme a un certo punto si attiva. Il seme cessa semplicemente di esistere e comincia a vivere. Presto genera una pianta e da essa nuovi fiori ricolmi di 30, 60 o 100 altri semi, ognuno di essi contenente tanta vita quanta ne conteneva il primo seme. Questi semi a loro volta cadono nel campo e a loro volta cominciano a vivere, e col tempo ci saranno milioni di semi nel campo, ognuno dei quali conterrà tanta vita quanta ne conteneva il primo seme. La vita del primo seme, per il semplice fatto di vivere, è cresciuta di 1 milione di volte. La vita della vita consiste nella continua crescita di vita. Non c'è altro modo di vivere. Questa necessità di vita per incremento, per continua crescita, è la causa di ciò che conosciamo come evoluzione. Non esiste qualcosa come l'evoluzione nel mondo minerale. I minerali non avanzano o progrediscono. Il piombo non evolve in stagno, lo stagno in ferro, il ferro in argento, l'argento in oro e così via. L'evoluzione si trova solo nelle forme organiche di vita ed è causata dalla naturale necessità della vita di trovare più piena espressione. La vita su questa terra è iniziata senza dubbio da una singola cellula, ma la singola cellula non poteva dare sufficiente espressione di vita. Così formò un organismo bicellulare. Poi si formarono organismi pluricellulari. Poi si formarono i vertebrati, i mammiferi e infine l'uomo. Tutto questo a causa della necessità intrinseca della vita di avanzare sempre verso un'espressione più completa, una forma più completa di vita. L'evoluzione non è cessata con la nascita dell'uomo. È cessata l'evoluzione fisica, ma sono iniziate l'evoluzione mentale e l'evoluzione spirituale. L'essere umano, sin dall'inizio della sua storia, ha sviluppato sempre maggiore capacità di vivere. Ogni generazione è capace di vivere di più della generazione precedente. L'umanità, di generazione in generazione, è sempre avanzata verso maggiore vita. E così vediamo che per gli esseri umani vivere più vita ha significato, di generazione in generazione, vivere più a lungo. Più vi è coscienza, più la coscienza si espande. L'azione stessa della coscienza espande continuamente la coscienza. La prima necessità della mente è conoscere di più, sentire di più, godere di più. E questa necessità della mente è la causa dell'evoluzione sociale, la vera causa di ogni progresso. Se consideriamo la vita cosciente, come dobbiamo considerare, la più alta espressione di Dio o della mente della natura, allora lo scopo di tutte le cose deve essere quello di favorire lo sviluppo della vita cosciente.
E se l'essere umano è la più alta forma di vita cosciente, e lo è, allora l'obiettivo di tutte le cose deve essere quello di favorire l'evoluzione dell'umanità. Se l'evoluzione dell'uomo consiste nella crescita della sua capacità di vita, allora lo scopo di tutte le cose in natura deve essere quello di promuovere il continuo avanzare dell'uomo verso sempre maggiore vita. La vita si manifesta attraverso il vivere. La vita trova espressione di sé attraverso l'uso che facciamo delle cose della vita. La misura della vita di un essere umano non sono le cose che possiede, ma il numero di cose che è capace di utilizzare in maniera corretta. Avere pienezza di vita significa pertanto avere tutte le cose che siamo capaci di usare in modo corretto. Poiché il fine della mente della natura è il continuo avanzare dell'essere umano verso maggiore vita, deve anche essere intenzione di quella mente che a ogni essere umano spetti l'uso illimitato e il giusto godimento di tutte le cose che è in grado di utilizzare, o che ciò che gli spetta venga a lui. Lo scopo di Dio è che tutti abbiano vita e che ne abbiano in abbondanza. Dio è la mente della natura, e Dio è in ogni cosa e si manifesta attraverso ogni cosa. Perciò la mente, l'intelligenza di Dio, è in ogni cosa e si manifesta attraverso ogni cosa, come il lievito nella farina. Il desiderio di crescita, di progresso, di avanzare verso sempre maggiore vita, è un elemento essenziale della natura e dell'azione della mente. Perciò il desiderio di crescita è in tutto e attraversa tutto. Tutte le cose desiderano il progresso di ogni essere umano. Se un uomo o una donna desiderano qualunque cosa migliore per vivere la loro vita in modo più pieno e completo, quelle cose desiderano allo stesso modo quell'uomo o quella donna. La mente delle cose risponde e corrisponde alla mente umana. Quando un uomo o una donna desiderano avanzare, crescere, progredire, tutte le cose lavorano insieme per il bene di coloro che desiderano crescere e progredire. La più grande di tutte le rivelazioni è per noi il fatto che c'è una mente in natura che desidera farci avere tutte le cose che siamo in grado di utilizzare e che abbiamo la volontà di utilizzare nella direzione di una vita più piena e completa. Che questa mente è nelle cose stesse e che il suo intento è di portare queste cose verso di noi. Se seguiamo il giusto corso, riconoscendo questa mente e lavorando con essa, tutte le cose devono necessariamente venire da noi. Questa mente è però la mente del tutto, non di una parte. Se perdiamo di vista il tutto ed entriamo in competizione con gli altri uomini e le altre donne per accaparrarci una parte, perdiamo tutto. Competere per una parte significa essenzialmente negare e rifiutare il tutto. Chi riconosce e accetta il tutto non può competere per una parte. È l'idea della competizione per accaparrarsi risorse limitate che ci impedisce di vedere, riconoscere e ricevere l'abbondanza che ci spetta e che è nostra. Continuiamo ancora la folle lotta nel regno di Cesare, perché non riusciamo a vedere il regno di Dio, che è tutto intorno a noi e dentro di noi. Se il mio regno fosse di questo mondo, allora i miei servitori combatterebbero, dice Gesù. Se il suo regno fosse di questo mondo, ci vuole dire, non usciremmo mai completamente dall'idea che domina questo mondo, ovvero che sia una lotta. Forse in grado minore, ma proseguiremmo in quella lotta. Per questo Gesù dice che il suo regno non è di questo mondo. Il suo regno, intende dire, segue idee completamente diverse rispetto a quelle che governano anche oggi il nostro mondo. Ma come possiamo evitare la concorrenza, quando l'intero mondo degli affari procede lungo la strada della competizione e della concezione di un mondo in cui le risorse sono scarse e limitate? Come si può ottenere il lavoro senza competere per il lavoro? Possiamo avere successo in un mondo competitivo senza competere?
Vogliamo ritirarci dal mondo e vivere in solitudine o in piccole comunità chiuse in se stesse? Certamente no. Fare questo significa fallire. Le società chiuse sono un insieme di persone che non sono in concorrenza tra di loro, ma che sono in concorrenza con tutti gli altri. Nessuna comunità può essere completa in se stessa, senza limitare notevolmente i suoi membri nelle possibilità e nei mezzi di vita. E facendo questo non si ottiene altro che la sconfitta. Se non è completa in se stessa e non è in grado di soddisfare tutti i propri bisogni, una società deve competere con il mondo esterno per quello che manca. E questo è ciò che cerchiamo di evitare. Nessuna separazione di una parte dal tutto, in nessuna forma, risolverà il problema. Il sistema delle società chiuse è sconveniente, innaturale e impraticabile. Il destino della comunità umana è senza dubbio quello di diventare, appunto, una comunità. Essa deve affermarsi come comunità, e ci vuole tempo per farlo. Non è possibile abolire la competitività con atti legislativi di qualsiasi tipo, se la maggioranza delle persone resta convinta che le risorse siano limitate. Quindi dobbiamo, per il momento, continuare con l'attuale sistema, ma cessando di competere.